siamo nello stand di Asus Italia, dove il buon Bergamaschi ci illustrerà con poche semplici domande le novità di Asus e i progetti futuri di Asus. Prima di tutto ti vorrei chiedere, qual è la strategia di Asus per quest'anno, quali sono le novità che avete portato al Mobile World Congress e quindi anche quale tipo di architettura volete utilizzare per i vostri prodotti. Ok, perfetto, assoluto, grazie. Quello che vogliamo fare oggi è andare a sviluppare il mercato della telefonia degli smartphone, il mercato dove siamo presenti magari con prodotti di nicchia che sono i smartphone e dove invece vogliamo portare alla, diciamo, la nostra tecnologia, come dire, disponibile per tutti. Quindi la nostra idea è quella di arrivare con gli smartphone, abbiamo creato questa linea che si chiama Zenfone e che è una linea con una tecnologia veramente interessante, però con un prezzo accattivante per il pubblico, per gli utenti finali. Questi prodotti saranno disponibili tra maggio e giugno, in varie colorazioni, in varie dimensioni, con all'interno tecnologia con processore Intel. Quindi ci siamo, come dire, focalizzati per lavorare in partnership con Intel, già nostro partner sulla componente, sulla componentistica delle motherboard, sui notebook e sui tablet, ed ora anche sulla parte, diciamo, di telefonia pura, quindi smartphone. Progetti invece più a lungo termine per il futuro, oltre a questi ZenBook, PadPhone che abbiamo già visto, cosa avete in mente? Guarda, Asus è una società che fa innovazione. Il PadPhone è stato uno dei primi prodotti dove il telefono si convertiva in tablet. Lo ZenFone è un telefono puro, abbiamo notebook che diventano tablet, desktop che diventano tablet. Abbiamo varie novità e magari le vedremo in corso d'opera. Ad oggi quello che possiamo ufficialmente annunciare è ci siamo anche nel mondo della telefonia, ci siamo con gli Zenfone e con, diciamo, una tecnologia accattivante perché in tempo che dà delle garanzie. Ti volevo chiedere, ci chiedono in tanti i convertibili, cioè doppia esperienza Android per il lato consumer e esperienza Windows 8 Pro per in ambito lavorativo. Per l'Italia, vedremo mai qualcosa? Allora, il prodotto è stato annunciato, è stato fatto vedere, però come sempre succede non è detto che arrivi nel mercato. Siamo in contatto per vedere se avremo la disponibilità di questo famoso Duet, però ad oggi non sono in grado di rispondere qui sulla reale disponibilità. Ok, anche perché è estremamente interessante. Vi saluto dalla Mobile World Congress per Nexus Lab.